Dici, Robin, ok, va bene tutti i giorni, va bene, spingi rec, ma fare video è difficile, cioè, mo accendo lo smartphone, spingo rec e poi che gli racconto? Allora, premesso che per ognuno la cosa è diverso, no, allora, premesso che per ognuno la cosa sarà differente. Ci sono varie alternative sulle quali ti puoi cimentare. La cosa migliore, secondo me, per il mio gusto, per ciò che a me piace, è di evitare, poi un errore che probabilmente faccio anche io, di mettersi in cattedra. Cioè, non è che facciamo un video perché noi adesso siamo i saputi e spieghiamo agli altri come si fa o non si fa. Secondo me questo rischia di un po' compromettere lo scopo per il quale noi facciamo il video. Dice, in effetti, ma perché stiamo a fare questi video? Dice, perché li fanno tutti gli altri? Li fanno gli altri? È un indicatore che qualcuno, qualche esploratore, esploratrice si è avventurata più avanti e ha trovato qualcosa di interessante che vogliamo fare anche io e te. Ma non ci dobbiamo dimenticare che cos'è questo qualcosa interessante, perché se ce lo dimentichiamo poi tutto quello che facciamo è un po' compromesso dalla poca chiarezza del percorso che facciamo. Quindi questi esploratori che ci hanno preceduto hanno scoperto che il video aiuta a creare queste dannatissime relazioni di cui parliamo sempre. Cioè, ci aiutano veramente a entrare in contatto, in sintonia, in sincronia con alcuni personaggi. Cioè, il fatto che un personaggio si presenta in video, condivide delle sue idee, mi racconta delle informazioni o delle storie, mi dà la possibilità di capire meglio se a me questa persona piace, la voglio seguire e anche di più, piuttosto che no. Quindi il video è uno strumento che mi aiuta a creare relazioni e a comunicare se sono capace, se imparo a farlo, in alcuni casi in maniera più forte, più emozionale, più ricca, più variegata di quello che il testo e le immagini possono fare. Quindi, se l'obiettivo è quello di creare relazioni, sarà diversa la storia, l'informazione, ciò che tu dai nel video, non è detto che c'è una ricetta che va bene per tutti. Tornando alla domanda iniziale, ok Robin, spingi rec tutti i giorni, ma cosa gli dico? La mia risposta è: comincia ad annotare, prendi un bel foglio anche tu e scrivi, scrivi, scrivi quelle che sono storie che ti sono successe del tipo storie, possono anche essere di tanti anni fa, storie di tutti i giorni, piccoli avvenimenti che ti sono rimasti impressi, butta giù, idee su cose che vorresti fare, che vorresti vedere fatte nel tuo settore, di cui vorresti sentir parlare. Comincia a scrivere, 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 e quando accendi la telecamera, prendi una di queste e insisti. Perché questo è un terreno nel quale ti devi per forza mettere in discussione, perché raccontare davanti a un obiettivo qualcosa di interessante, così come se avessi davanti un amico, non è facile. E quindi la maniera migliore per poter apprendere è di fare, 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 sempre.